questo è il nostro spazio aziendale, dove all'interno ci sono tutti i prodotti della nostra gamma a latte crudo, al di fuori del nostro prodotto più fresco, che è la ricotta di siero di Montevole, quindi un affioramento di proteine di quello che è il siero, la parte liquida che esce dalla lavorazione del Montevole. Poi, sempre lavorando sui freschi, latte crudo, la mollana ricetta che proviene dalla Val d'Orbera, un formaggio fresco che può ricordare un primo sale, ma con note più cremose, molto niveo, bianco, delicato. Qua si riporta tutta la stagionalità del latte, perché esattamente come viene lavorato dall'alimentazione degli animali viene riportato subito dopo circa 3-4 giorni della lavorazione. Poi abbiamo qualche cacciottina morbida, quello è un formaggio che abbiamo fatto in ricorrenza della fiera del tartufo di San Sebastiano. È un formaggio con all'interno tartufo nero in scaglie, e quindi l'abbiamo chiamato proprio come il paese che fa la fiera del tartufo, quindi San Sebastiano, un dialetto di queste parti. Poi appunto abbiamo categorie di Montevole che cambiano da cagliate a cagliate: abbiamo cagliate più compatte dove il castellino rimane più dritto, cagliate più morbide e cremose dove i grassi del latte dominano la lavorazione e quindi poi assume anche questa forma cremosa incavata perdendo un pochettino la sua struttura. Poi abbiamo qualche tomino classico da fare in padella, la nostra borberina anche qua dalla Val Borbera, sempre valle di origine di gran parte delle ricette dei nostri formaggi. Questo è un tomino che si presta bene alla piastra, fatto al forno, avvolto anche da salumi per i più golosi. Poi abbiamo il reblon, una simile lavorazione francese, quindi un formaggio cremoso di vacca che faccia la goccia, che si lascia andare completamente muffettato di bianco. Poi abbiamo qualche selezione dei nostri montevoli più stagionati, una toma super stagionata che è il grattone, porta il nostro cognome, una lavorazione che sentiamo molto all'interno appunto del nostro caseificio. Il grattone ha una lavorazione simile a quella del Montevole, senza il processo del castellino, ma utilizzando solo il latte vaccino, che è il latte più diffuso all'interno delle nostre valli, ed è una toma che si presta a stagionature molto lunghe. Siamo arrivati anche sull'anno e mezzo e quasi 2 anni con forme di grattone poco più grosse di queste. E questo invece è un prodotto molto di nicchia che facciamo circa un mesetto e mezzo l'anno, ed è il nostro pecorino, il cadetto di Montevole, un pecorino con la lavorazione che assomiglia a quella di una toma, ma utilizzando il latte di pecora, che qua è un latte di pecora di razza sarda che pascola molto ed è sempre in movimento, quindi poca produzione, una bassa produzione di latte di pecora, ma un'alta concentrazione di sapori e profumi direttamente dal pascolo, e questi li facciamo solo quando le pecore sono completamente al pascolo, in piena estate.